Cena di San Valentino al Belsito Hotel Le Due Torri. Info e prenotazioni 0825 67 0001. Per quanto riguarda l'accordo, credo che ci sia stata la responsabilità di tutte le forze politiche che hanno inteso rispettare, diciamo, quello che è un equilibrio su un tema così delicato come quello dei rifiuti. Probabilmente, come dire, quando si fa un'intesa istituzionale ci può essere anche chi è scontento. È chiaro che è importante lavorare, come si è fatto già nei giorni scorsi, a recuperare il rapporto, perché i rapporti politici poi si modificano costantemente. Noi siamo convinti che possiamo far bene, e l'assemblea dei sindaci, che dovrà in qualche modo essere di sostegno e consultiva rispetto al lavoro che dovrà fare il consiglio d'ambito, potrà dimostrare la propria responsabilità in quella sede. A proposito di lavoro, qual è la sua posizione rispetto allo STIR e all'impianto di compostaggio di Conza? Guardi, questo è un tema abbastanza delicato e sicuramente sarà una delle priorità che il consiglio d'ambito dovrà affrontare. Lo affronteremo tutti insieme, perché ognuno potrà dare il proprio contributo per risolvere una criticità che effettivamente sta a cuore all'intera provincia. Favorevole o contrario, Erpignamiente, eventualmente favorevole o contrario all'entrata di privati nella partita rifiuti? Guardi, io in un certo senso sono sempre stato per una gestione pubblica dei servizi. Chiaro che va fatta una analisi, come dire, strutturale, e va verificato quelli che sono i costi e i benefici, perché poi alla fine è l'utente finale su cui ricade sempre il costo del servizio. E noi, almeno io, per quanto mi riguarda come amministratore, senza fare campanilismo, devo guardare un po' a quello che è l'amministrato. Il Partito Democratico, per conto suo, ha espresso qualità nel individuando diversi sindaci che potrebbero, come dire, rappresentare, fare unità, fare sintesi. È chiaro che questa non è una scelta che dipende da me, probabilmente si ragionerà. Valentino è un ottimo amministratore, lo conosco da tempo, ha dato sempre dimostrazione di essere capace, tra l'altro è stato eletto anche da poco, rieletto da poco, quindi potrebbe accompagnare, come dire, tutta questa fase, questo primo mandato dell'ente d'ambito.